Benvenuti al quarto video weekly Cosa cucino stasera. Per chi non avesse visto gli altri, questa è una tipologia di video creata appositamente per darvi uno spunto sul cosa preparare per cena se appunto non avete molte idee. È quindi una tipologia di video dove vi mostro ogni sera che cosa preparo per cena e quindi vi mostro diciamo la mia routine, sperando appunto di darvi qualche spunto. Se non avete ancora visto i video precedenti, vi lascio sia il link giù nell'info box e anche il link che troverete cliccando sulla i, che non so dove appare, se a destra o a sinistra. Io spero che questa tipologia di video vi sia utile e che vi piaccia. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, e se non siete ancora iscritti alla newsletter del mio blog, iscrivetevi anche là per ricevere un'email tutte le volte che pubblico una ricetta. Vi lascio anche di questi il link giù nell'info box. Volevo poi anche salutare Teresa, Patrizia, Sabrina e Amanda, che mi hanno chiesto di salutarle e sono state carinissime. Vi mando un bacione. E niente, io spero che questo video vi sia utile, che vi piaccia, e vi lascio al video. Ci vediamo al prossimo video. Tutto video. Buonasera, stasera faremo degli sfiziosi involtini con le zucchine, ripieni di prosciutto cotto e mozzarella. Per iniziare vado ad affettare le zucchine a listarelle e io utilizzo questo attrezzo qua, ma voi potete benissimo fare con il coltello se non lo avete. Per evitare di tagliarmi metto la forchetta in questo modo. Vado a mettere il prosciutto cotto. E la mozzarella. Ed arrotolo il tutto. Questi sono ottimi anche come finger food. Adesso vado ad aggiungere gli involtini e li vado a passare nel pan grattato. In questo modo. Ok, adesso vado ad aggiungere la teglia perché ho finito la carta da forno e vado a mettere gli involtini. Vado ad infornare il tutto a 160-170 gradi. Vado a mettere un po' di sale. Buonasera, scusate l'aspetto, ma sono appena tornata dalla mia passeggiatona non quotidiana, purtroppo, perché piove sempre, però oggi c'era il sole e quindi sono andata. Per cui sono iperattiva e stasera prepareremo una cosa un pochino più lunga ma comunque facilissima da fare, ovvero un piatto tipico toscano, l'acqua cotta. Ok, iniziamo andando ad affettare la cipolla a dadini, che è un metodo per evitare appunto di piangere mentre si taglia la cipolla, è quello di tenerla in acqua fredda per almeno un'oretta. Ok, adesso andiamo a trasferirla nella pentola. Adesso andiamo a prendere il sedano e la andiamo a tagliare a pezzettini. Ovviamente prendo la parte centrale, che è quella più tenera, vado a mettere anche i ciuffetti del sedano. Ovviamente l'acqua cotta, essendo comunque un piatto tradizionale, ha più versioni, diciamo, ognuno la fa a modo suo. Io utilizzo la ricetta di mia mamma. Ok, adesso vado a mettere l'olio, ce ne vuole un bel po', e inizio a far rosolare la cipolla.
Nel frattempo in un'altra casseruola faccio bollire un po' d'acqua che andrò poi ad aggiungere mano a mano per far intenerire la cipolla e il sedano. Ok, la cipolla ha un po' rosolato, adesso vado ad inserire anche il sedano. Faccio rosolare un po' anche questo e appena l'acqua nell'altra casseruola inizia a bollire, la vado ad aggiungere. Vado ad inserire anche la passata di pomodoro. Ok, adesso vado ad allungare un po' l'acqua. In questo modo. Vado a coprire il tutto e lascio cuocere a fuoco medio per circa un'ora e mezza. Se durante la cottura vedo che comunque l'acqua finisce, la vado ad aggiungere mano a mano. La cotta è quasi pronta, vado a mettere le uova nel parmigiano. Un attimo zitti per favore. Un attimo. Ok, adesso vado a mettere l'uovo sbattuto. Vai, potete riparlare. Ora si può. Azione chiusa. Ciao, ciao. Ma se te non fai il ciak, almeno si avvisce, no? Ciao. Ok, adesso vado a fare due strati. Tentativa di morta! Aia! Madonna che stampata, non immediato! Buonasera, questa sera andremo a preparare una ricetta che ho preso da questo giornale. Easy Food, che è un giornale di ricette irlandese, e andremo a preparare questi golosissimi bocconcini di pollo fatti al forno e impanati con appunto pan grattato e prezzemolo. Ok, per iniziare vado a tagliare il pollo a filetti, in questo modo. E vado ad adagiare sui miei filetti su di una teglia che ho precedentemente rivestito con carta da forno. La ricetta prevede di mettere un po' di burro prima di infornarli. Ok, a questo punto andiamo a mettere il pollo in forno. Qua dice finché il rosa del pollo appunto non sarà sparito. Ok, adesso andiamo a pesare il burro e il pan grattato. E il prezzemolo.
Vado anche a mettere il sale. Ovviamente il burro deve essere a temperatura ambiente. Ok, il pollo è pronto e andiamo adesso a mettere il composto che abbiamo precedentemente preparato appunto sopra di esso. Io lo prendo con forchetta e cucchiaio perché è ancora caldo. Ok, una volta impanato lo vado a rimettere in forno per 5 minuti a 180 gradi. Buonasera, stasera prepareremo una ricetta veloce e fresca. Preparerò un'insalatona un po' mista e la presenterò in un modo un po' più carino per non renderla la solita insalatona noiosa. Mettiamoci al lavoro! Intanto vado a far lessare le uova e le lascio dentro l'acqua per 6 minuti una volta che l'acqua bolle. Intanto vado ad affettare il pane e faccio delle fettine molto sottili. Vado a mettere le fettine su una teglia rivestita con carta da forno. Aggiungo un goccino d'olio. E un po' di sale. E le vado a mettere sotto il grill del forno. Voi, se avete un forno a microonde con il grill, potete farlo anche nel forno a microonde. Allora, intanto prepariamo l'insalata e andiamo a prendere le due foglie più grandi, cercando di non romperle, perché faranno da contenitore. In questo modo. Vado a tagliare l'insalata delicatamente cercando di non romperla. Ok, le uova sono pronte. Adesso vi faccio vedere come io sbuccio le uova ed è un metodo pratico e veloce. Metto l'uovo ancora caldo dentro il bicchiere, vado a mettere un po' d'acqua fredda e poi vado a sbattere. In questo modo lo vado a sbucciare con molta più facilità. Eccolo qua. Adesso vado a sbucciare le carote. Adesso le vado a grattugiare. Con questa grattugia qua. Vado ad aggiungere l'insalata, i ceci. Poi vado a mettere anche i croutons. Questi io li ho comprati al Lidl, non so però se in Italia si trovano. Adesso vado a mettere il sale
e l'olio. Prendo la mia foglia di insalata e vado a mettere l'insalatona all'interno. Buonasera, questa sera prepareremo una ricetta velocissima, ovvero una pasta calda ma con il condimento freddo. Vado a tagliare pomodorini a pezzettini. Per comodità uso sempre questa mozzarella già tagliata, la solita, ma voi se non usate questa, nel frattempo potete tagliare la mozzarella a cubettini. Ok, l'acqua bolle e vado a buttare la pasta. Ok, la pasta è quasi pronta, vado a mettere i pomodorini e la mozzarella, vado a mettere un po' di pepe e un po' d'olio. Una volta pronta la pasta, andrò a mettere la porzione direttamente all'interno del piatto.